Anch'io ho una citazione di una sessantina d'anni fa. È un libro di Piero Calamandrei, che molti di voi sicuramente conoscono, che si intitola Elogio dei giudici, scritto da un avvocato. E si racconta questo episodio. Un miliardario, testualmente, ha il figlio che con la sua potentissima auto purtroppo sfracella un passante contro un muro. Si apre un processo, il miliardario non bada a spese, si rivolge al miglior avvocato della città. L'avvocato faccia tutto il possibile perché le cose vadano per il meglio, risarciamolo i danni e somme ingenti vengono immediatamente messe a disposizione spese per il risarcimento dei danni, ma se il processo, il profilo civile è risolto, continua questo sconcio, sostiene il miliardario, del processo penale, e a un certo punto il miliardario si stufa, va dal giudice e gli dica: ma non si può proprio fare niente. E l'avvocato fa fatica a convincere il cliente miliardario, che la giustizia è una cosa seria, che i giudici non possono cambiare idea a seconda del censo o della qualità economica dell'imputato. E l'avvocato glielo ripete questo concetto una, due, tre volte, ma non riesce a convincere il suo cliente, che alla fine sbotta dicendo testualmente: ho capito avvocato, lei non me lo vuol dire, ma siamo caduti nelle mani di un giudice criptocomunista 60 anni fa. È un vizio antico nel nostro paese quello di etichettare con una appartenenza politica fasulla chi, adempiendo il suo dovere, ha la sfortuna di incontrare interessi forti che ad essere sottoposti al controllo di legalità come i cittadini qualunque proprio non ci stanno. Di questa parità di trattamento non ne vogliono assolutamente sapere. Guardate, il nostro incontro di questa sera si intitola Memoria e Speranza. Lasciatemi fare un po' di memoria personale. Quando mi occupavo di terrorismo, almeno agli inizi lunghi e difficili, venivo accusato di essere fascista. Poi vado a lavorare a Palermo e vengo accusato di essere comunista. Ora, o sono cambiato e non me ne sono accorto, oppure eccoci, è comodo, strumentale, ma anche, come dire, un po' meschino, affibbiare una qualifica di appartenenza politica fasulla per svalutare il lavoro che stai facendo e delegittimare ex ante i risultati cui eventualmente puoi arrivare. Nel nostro paese questo è il paradosso, la situazione che va contro ogni regola di logica e di buon senso, che se un magistrato, facendo il suo dovere con i limiti, le possibilità di errori che abbiamo detto, che non stiamo a ripetere, incrocia un politico che nell'ipotesi d'accusa è responsabile di corruzione, di collusione con la mafia, il magistrato deve mettere in conto, succede regolarmente, di essere accusato lui, perché si occupa di un politico, di fare politica. È l'acqua che va verso l'alto, è il sovvertimento di ogni regola, ripeto, di logica, di buon senso. Il magistrato deve fare il suo dovere, siccome facendo il suo dovere si occupa di un politico, è lui che fa politica. Ma per favore, succede ancora una volta solo ed esclusivamente nel nostro paese, ed è facile, diceva Armando, accusare di politicizzazione chi esprime le sue idee, pur con tutte le cautele di questo mondo. Cautele significa non parlare di procedimenti in corso, non parlare di procedimenti aperti, dimenticando naturalmente, perché c'è soggezione soltanto alla legge, quelli che possono essere gli orientamenti politico-culturali nell'attività quotidiana. E qualcuno confonde la libera manifestazione del pensiero, la partecipazione al dibattito politico-culturale sui temi della giustizia, con questa accusa di politicizzazione. Di nuovo non sta né in cielo né in terra,
Quello di cui bisogna diffidare, quello di cui bisogna temere, è quello di cui invece non ci si occupa, e anzi quando viene fuori qualcosa, apriti cielo, fine delle intercettazioni, sono le appartenenze occulte, sono quelle pericolose per l'indipendenza del magistrato. Il magistrato che partecipa pubblicamente, assumendosi le sue responsabilità, al dibattito politico-culturale sui temi della giustizia, è un magistrato che si consegna al controllo delle persone anche da questo punto di vista. Accusarlo di politicizzazione è strumentale, è volgare, è calunnioso, ma ripeto, è una storia vecchia quanto il mondo. Guardate, questa storia qua, vecchia quanto il mondo, l'ha pagata sulla sua pelle, persino quel mito che oggi è Giovanni Falcone. Giovanni Falcone veniva accusato, e tutti coloro che l'hanno conosciuto sanno che era la qualunque cosa al mondo, meno che questo, di essere comunista, comunista anche lui, politicizzato, soltanto perché a un certo punto ha cominciato ad occuparsi, facendo il suo dovere, non soltanto di mafiosi di strada, ma anche di Ciancimino Padre, dei Cavalieri del Lavoro di Catania, dei Cugini Salvo, cioè di mafia e politica, mafia e potere, mafia e istituzioni. Prima andava bene, a partire da questo momento è stato delegittimato. E questo mito, che oggi ricordiamo giustamente come mito di Giovanni Falcone, viene costretto ad emigrare da Palermo. Deve cessare, non può più lavorare a Palermo, perché ha toccato dei fili che non si può toccare facendo politica, distorcendo l'uso della giustizia a fini politici di parte. Una vergogna, una calunnia, una menzogna. E tuttavia anche il mito, il mitico Giovanni Falcone, la dovette subire sulla sua pelle. Solo che l'ha detto anche questo Armando, ripetere ossessivamente la balla più grossa di questo mondo significa farla entrare nel circuito, forse risentirsi e ripetere uno le cose, non è che ci crede ma le considera così normali, ecco, è come gli slogan pubblicitari, questa cosa lava più bianco, forse risentirselo ripetere anche se non è vero finiamo per crederci. E questa favola, per non dire di peggio, questa calunnia del magistrato politicizzato soltanto perché osa, facendo il suo mestiere, adempiendo i suoi doveri, operare a 360 gradi senza fermarsi di fronte ai santuari, quando anche per i santuari può essere necessario un controllo di legalità, questa favola è semplicemente una bestemmia, ma viene ripetuta la bestemmia così frequentemente, così ossessivamente, che alla fine qualcuno ci crede e entra nel dibattito generale. Fame e sete di giustizia è una provocazione evangelica formidabile, potentissima, se non c'è giustizia si muore di fame o di sete, che secondo me significa però sostanzialmente una cosa, non accontentarsi dell'osservanza della legge formale, pur indispensabile, pur imprescindibile, ma cercare, partendo dall'osservanza della legge formale, dalla legalità, di andare oltre per provare, sforzarsi con l'impegno quotidiano di tutti, vincendo l'indifferenza, sforzarsi di costruire giustizia. Legalità e giustizia non sono la stessa cosa. Legalità è osservanza della regola scritta, ma non basta l'osservanza anche di tutte le regole scritte, perché i meno tutelati siano più tutelati, i più deboli siano maggiormente protetti, gli ultimi crescano un po' in diritti e in uguaglianza. Ci vuole qualcosa di più, l'impegno quotidiano di ciascuno di noi, la lotta contro l'indifferenza per provare a costruire giustizia. E questo fame e sete di giustizia noi lo troviamo tradotto in cifra laica nell'articolo 3 capoverso della nostra Costituzione. È compito della Repubblica, compito, non è che si fa se si vuole o si fa se le cose girano bene, è compito in qualunque momento, quali che siano le maggioranze politiche contingenti, quali che siano le difficoltà del momento, anche di carattere economico e via seguitando, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza sostanziale, alla dignità effettiva dei cittadini, alla giustizia, alla ricerca di giustizia per tutti i cittadini. E Don Gallo, che è stato citato anche nel suo libro recentissimo sulla Costituzione, credo che molto meglio ovviamente, sostanzialmente dica queste stesse cose. Finalmente le ultime due domande che io assemblerei. Diffusa l'opinione che io non conto nulla, non posso far nulla se non appartengo a certi circuiti, e l'interfaccia è una certa qual, come dire, disattenzione per i delitti dei colletti bianchi, considerati non così importanti come quelli che ci toccano direttamente sulla pelle. E direi che tutto questo è vero, come percezione soggettiva, come sensazione diffusa, come opinione abbastanza
frequentemente ravvisabile, ma anche perché ci sono dei cattivi esempi, dei tristi modelli anche in posizioni elevate, che ci inducono, possono indurre facilmente a pensare in questo modo. Se anche nel nostro paese prima o poi succederà, ed è motivo di speranza che prima o poi possa succedere, che un ministro autorevolissimo e potente come quel ministro tedesco, che è stato scoperto 4 anni dopo ad aver copiato in parte la sua tesi di laurea, se ne va, finisce di fare politica, perché la politica, per essere credibile, deve fare pulizia anche al suo interno. Ecco, quando succederà tutto questo, allora la preoccupazione di non appartenere a certe cerchie, la preoccupazione per certi delitti e l'indifferenza per quelli dei colletti bianchi forse potranno diminuire, la speranza che riescano addirittura a cessare. Grazie. Mi sembra che le risposte siano già state date. Io dico due cose brevissime ancora. Sulla politicizzazione